Ben ritrovati dalla redazione sportiva di Vicino Notizie in questo appuntamento di Azzurra Sport, spazio al calcio e al volley con il punto sui tornei in casa CSI. Ancora ci occuperemo di canottaggio con la visita del presidente federale Abbagnale alla Canottieri Pallanza. Iniziamo però con una notizia di sci alpinismo. L'azzurro di Ceppo Marelli, Damiano Lenzi, inizia nel migliore dei modi la propria avventura al Pierramenta 2015. Lo Solano si è infatti imposto nella prima frazione di questa competizione transalpina. Lenzi ha vinto con oltre un minuto e mezzo di vantaggio sui transalpini William Bombardion e Xavier Gachet. Ricordiamo che Lenzi gareggia al Pierramenta di quest'anno con Matteo Edalin. Domani, giovedì, seconda tappa che prevede fra l'altro l'ascesa al Pic Vache Rouge a quota 2379 metri. Ed ora spazio agli sport amatoriali. Nel prossimo servizio il punto sui campionati a 11 e a 7 giocatori del CSI. Nulla di nuovo sul fronte occidentale per quanto riguarda la 14ª giornata del campionato ad 11 giocatori del calcio CSI di casa nostra, con le big di alta classifica che hanno pareggiato tutte. Vici Aspurghi e Nonio finisce a reti inviolate, mentre il Borca ferma al proprio domicilio l'Antrona 2006 sull'1-1. In classifica il Vici Aspurghi resta al comando con 33 punti, talonato sempre dall'Antrona a quota 31 e dal Nonio, che grazie comunque al punto risicato contro i ragazzi di Fondotoce sale a quota 27 punti e resta in terza piazza. Nel girone A del torneo a 7 giocatori invece prosegue ininterrotta la marcia del Club Napoli, che supera con un sonoro 8-0 l'Anzasca e consolida così la sua leadership. Diversa la situazione per quanto riguarda le dirette inseguitrici. Il Versenal ha superato 4-0 la Noga e sale a quota 25 punti, così come il Bari Rene, che ha superato 2-0 la Cappuccina. Grazie alla vittoria per 3-1 sul dopolavoro ferroviario Domodossola, il Locotiv si avvicina alle seconde della classifica, rimanendo staccato solo di un punto. Nel girone B, colpaccio della Dinamo Valpiana, che ferma la capolista Masera United, riaprendo i giochi in questo raggruppamento. Dello scivolone degli ossolani ne approfittano sia il Pallanzeno, che ha superato 5-1 il Calasca, sia l'Iselle, che ha superato per 3-2 il Vanzone. Pallanzeno e Iselle si avvicinano così alla capolista, distanziati il primo di sole due lunghezze e il secondo di tre. Nel terzo raggruppamento prosegue la marcia del Bar Monterosa, che supera 4-2 il Massino Visconti e resta stabilmente alla guida del girone a quota 37. La diretta inseguitrice, Betteo, ha superato 6-2 il Cambiasca, mantenendo invariato il gap di 3 punti dalla capolista. Decisamente più incerto il girone D, con il San Martino, che ha superato 4-2 il Massino Visconti, in testa alla classifica con un solo punto di vantaggio su Rio Mianca, vincitore per 4-2 sul Rio Candero. Nel girone E nessun problema per il Real Cruznal, che prosegue la sua marcia da capolista, superando per 8-2 Riviera d'Orta. Si impone anche la seconda della classe del raggruppamento, il Road Café, che ha superato 4-2 il Luzzonio. Il maggior numero di gol è stato segnato nel girone F per quanto riguarda questo turno di campionato, con il Genius Bar Trafiume che travolge per 19-0 il Volpin Claudio. Trafiume, che ora è distanziato di 3 lunghezze dalla capolista Pesce d'Oro, vincitrice per 4-2 sul Domus, e di soli 2 punti dal Real Domo, che supera senza problemi 6-1 il 2F. Dal calcio alla neve, le nevi di Champorcher hanno ospitato lo slalom gigante valido per il circuito CSI della neve, con Crusinallo e Nonio sugli scudi. Nella gara riservata alla categoria veterani, il cusiano Daniele Ardizzi si aggiudica l'oro. Nella stessa categoria, settimo posto per Aldo Savuini Barbaglia della Virtus Crusinallo e decimo posto per Sergio Avondo, anche lui della Virtus. Oro per il sodalizio di Crusinallo nella categoria senior femminile con Martina Giavani. Nella prova categoria adulti maschile, quarto posto per Fulvio Rolando, che difende i colori della Nognese, e quinto posto per Alberto Traglio della Virtus. E ancora Virtus Crusinallo protagonista fra i master maschili con Claudio Giavani, sesto. Dalle attività sulla neve al volley CSI con il punto sui tornei di casa nostra. Proseguono a pieno regime i tornei di volley del CSI. Nel torneo Open Misto si è giocato sino ad oggi per la 14ª giornata Jung Tifal contro Al Centro Alzior, vinta dai padroni di casa a tavolino per 3-0.
Al comando, quando però mancano buona parte delle partite di questa tornata di campionato, troviamo il volley, ma non posso, a quota 33. Staccato di ben 11 lunghezze lo Sporting Cocche. Terza forza del campionato in questo momento il volley 02 a quota 20. Anche nel torneo Open femminile si è giocata sino ad oggi una sola partita, quella fra CSI Baveno e Piedimulera All Black, con le ossolane vincitrici per 3-7-0. Al comando il Piedimulera Dark Ladies a quota 34. Prosegue la sua marcia da capolista la Vega Occhiali nel torneo junior femminile che ha superato 3-0 il Rum Baveno, consolidando così la sua leadership a quota 36 punti. Vince anche il 2008 Volley Junior, attuale seconda forza di questo torneo, sulla Pallavolo Rosmini per 3-1. Nel torneo allieve lo scontro fra le prime due della classe Piedimulera Menia e Sprint finisce 3-0 per il Piedimulera, che resta al comando con 9 punti di vantaggio sulla Sprint. Infine il torneo Under 14 femminile con l'Auxilium, che è stato superato al proprio domicilio dall'area libera per 1-3. Area libera che ora è ad una sola lunghezza dal PVO Piedimulera al comando con 27 punti. E sempre per il volley, ma questa volta quello di federazione, niente impresa tedesca per la Igor Volley Novara di Luciano Pedullà, che non riesce a ribaltare l'1-3 subito nella gara d'andata di mercoledì scorso nel capoluogo gaudenziano e viene eliminata dalla Challenge Cup dallo Schwariner, capaci di rimontare lo 0-2 iniziale che aveva di fatto riaperto i giochi e di aggiudicarsi per 3-2 il match. Ora le azzurre di Pedullà prepareranno il prossimo impegno di campionato, il prossimo fine settimana la Igor Novara sarà apposta a Bergamo. Ed ora il canottaggio. Il presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abbagnali, in visita lo scorso fine settimana alla Canottieri Pallanza, occasione per tracciare lo stato di salute del movimento a livello nazionale. Qual è lo stato di salute del remo italiano? Il remo italiano è ha avuto un momento di appannamento, si sta riprendendo, abbiamo una squadra molto giovane che sicuramente sta lavorando in funzione di Rio 2016. Abbiamo perso diversi grandi campioni negli ultimi periodi, ma non perché li abbiamo persi, perché hanno smesso dato che erano avanti con l'età. Quindi il grosso della squadra italiana è una squadra molto giovane. L'obiettivo naturalmente per quest'anno è qualificare il maggior numero di equipaggi per i giochi olimpici, e l'anno prossimo l'anno sarà focalizzato in funzione proprio dell'appuntamento olimpico. Non sarà facile, ma i ragazzi credo abbiano oramai acquisito un buon livello. Speriamo che poi tutto questo venga suffragato dai risultati. A livello invece di società, lei ha detto che è suo obiettivo conoscerne il più possibile. Come sta? Chiaramente viviamo un momento di crisi generalizzata e capisco che anche storiche società in questo momento stanno vivendo un momento di crisi dal punto di vista di reperimento di risorse. Però credo che noi abbiamo un bagaglio di esperienza, ma anche di motivazioni, per cui le società sono riuscite attraverso numerose difficoltà, a portare avanti il loro lavoro. La federazione sta cercando di essere il più vicino possibile alle società, considerando che la federazione ha lo stesso problema delle società, in quanto le risorse che il CONI destina alle varie federazioni sono sicuramente meno di quelle di un tempo, e quindi ha bisogno di spendere bene quel poco che è a disposizione. Ed ora il calcio giovanile. È sottoscritto un accordo fra il Vallestrone e il Cireggio Calcio. Storico accordo tra il Cireggio Calcio e il Vallestrone. Le due squadre con le due società collaboreranno soprattutto per favorire anche il gioco del calcio tra i giovani e soprattutto perché i ragazzi possono restare in zona senza andare poi a cercare altre squadre. Beh, in che termini è questo accordo, Presidente?
Ma in termini di poter loro di portare avanti un discorso che hanno già, come per non perdere dei giocatori, e a noi di poter usufruire dei giovani per la prima squadra, ecco, questo qua è lo scopo, e di tenere un po' i giocatori della nostra zona e della valle, ecco, nella nostra squadra, insomma, di poter avere un settore giovanile anche. Infatti il primo atto, diciamo, di questo accordo, se non ho capito male, che avete firmato questa sera, porterà alla costituzione di una squadra di calcio degli allievi con il nome della Valestrona. Sì, quest'anno si partirà con una squadra di allievi Valestrona, e se c'è anche un'altra di più, un'altra squadra con allievi Cireggio. Questo è il primo atto, però appunto l'obiettivo è di guardare avanti, insomma, nei prossimi anni, non solamente a queste prime cose. Certo, come ha detto l'amico Valentino, presidente della Valestrona, l'obiettivo è quello di tenere qua i nostri ragazzi e comunque di non perderli, ma di mantenerli nella nostra zona. Primo momento, come giusto ha detto Valentino, la costituzione di una squadra allievi sicuro, ma non escludiamo anche una seconda squadra allievi, siccome abbiamo già parecchi ragazzi tra quelli del Cireggio e della Valestrona, quindi potremmo addirittura fare due squadre allievi. Insomma, un modo anche per aiutare i giovani a crescere nello sport, perché questo credo che sia comunque l'obiettivo principale. L'obiettivo è sicuramente quello dei giovani, i nostri atleti, i ragazzi, è di sicuro il nostro primo obiettivo. E con questo servizio è tutto per questa edizione del nostro magazine. Per tutti gli aggiornamenti di sport e non solo, vi rimando al sito www.tuttonotizie.info. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento con i programmi della rete.